Ciao a tutti amici della locanda e benvenuti a questo nuovo video. Nella puntata del Giova Gioca di oggi vi porto una anteprima. Oggi diamo un'occhiata assieme a Epic of Hegemonia, che è un gioco di scontro tra civiltà, potremmo dire, da 2 a 5 giocatori della Studio Mundi Games e oggi vediamo insieme flusso di gioco e un mio pensiero su questo leggero asimmetrico scontro di civiltà. Ecco, un esempio di un setup per tre giocatori. Innanzitutto vi faccio notare come la pulizia e l'eleganza della mappa sia totale. Quindi in realtà è uno scontro di civiltà, diciamo, in una mappa estremamente contenuta. Considerate che, come anche indicato sulla mappa stessa, non tutti gli spazi sono in uso. Quindi in una partita in tre giocatori che ho apparecchiato per questo esempio, si usano solo questi cinque spazi e non questo qua. Quindi veramente si è tutti uno in faccia all'altro subito, e questo in realtà ovviamente aiuta anche un po' lo scontro diretto. Il gioco è composto da un tabellone, dalle carte, che poi sono risorse appartenenti ai vari colori, delle varie tipologie di energie presenti sulla mappa, anche con regioni dei quattro colori principali, quindi dei quattro elementi, diciamo, e le regioni viole, i cristalli, che sono sostanzialmente o dei jolly o potrebbero avere elementi dei tutti e quattro. Ogni razza, ogni civiltà, ce ne sono cinque all'interno del gioco, queste hanno pese tre: i gialli, che sono gli umani, i blu, che sono le melme, esatto, gli slime, e i viola, che sono gli alieni. Quelle fuori da questo esempio sono i rossi, che sono i draghi, e i verdi, che sono gli elfi. Quindi già, diciamo, già a parte la scelta estetica, che a me piace tantissimo, già come scelta, come connubio di scontro di civiltà, è già particolare questo Epic of Hegemonia. Ogni giocatore avrà davanti a sé una propria plancia giocatore che, oltre che riassumere le fasi di turno principale, dare l'indicazione del setup e essere un portacomponenti per tutti i componenti non in gioco, quindi assoluta compattezza e eleganza anche nel setup, devo essere onesto, ci si mette un minuto, dà anche, diciamo, le peculiarità della razza, quindi anche, diciamo, la condizione di vittoria, il limite di mano e i costi per costruire i pezzi o evolvere i pezzi della propria civiltà. Il gioco inizia, tutto si basa sul controllo, sul dominio di queste aree, e ogni civiltà per vincere deve riuscire a costruire quattro dei suoi, diciamo, cittadelle. Ogni civiltà parte già con una cittadella in gioco. Gli alieni contano le loro navi madre come cittadelle, questa cosa mi fa morire, e contano anche come pezzi, perché ovviamente sono le astronavi che si spostano per la mappa. Quindi la prima razza che riesce a fare quattro colonie, quattro cittadelle, quindi una è già in gioco, tre sono off game, vince il gioco. Vi è una fase iniziale di generazione di componenti, diciamo, vengono rivelate dal mazzo un determinato numero di carte a seconda di quanti giocatori si è. Tra i due e i quattro giocatori si rivelano quattro carte, e le carte apparterranno agli elementi energetici del mondo e andranno messe nelle zone corrispondenti. Ora, per esempio, giro quattro carte a caso. Queste sono le risorse che questo turno saranno disponibili: due acqua, una foresta e una terra. Fatto questo, c'è la fase di movimento. Ogni razza potrà spendere i suoi punti di movimento, che cambiano a seconda delle razze che stiamo utilizzando, per muoversi e manipolare il posizionamento sulla mappa. Per esempio, iniziano gli umani, che hanno due punti movimento. Con un punto movimento potrebbero spostare un proprio umano da una regione a una adiacente, e con un punto movimento da una regione a una adiacente. Poi, per dire, toccano alle melme, gli slime, hanno un solo punto. Con un punto vanno a disturbare le maggioranze degli umani in casa loro. Infine tocca agli alieni, che hanno due punti movimento. Il primo punto lo usano per muoversi, come vi ho mostrato anche prima. Il secondo punto lo usano per spingere via un pezzo avversario presente in quella regione, in modo da manipolare in qualche modo le maggioranze dell'area. Dopo che tutti hanno mosso, si valuta chi ottiene il controllo delle risorse in ogni regione a secondo con un sistema di maggioranze. I blu otterranno le due carte blu, perché sono gli unici presenti nella regione blu. Il viola otterrà la carta verde, perché è l'unico presente nella regione verde. Il giallo nella regione rossa non ottiene niente, perché non c'è nessuna risorsa. Allo stesso modo la nave madre viola sulla regione viola. Nella regione gialla c'è un pareggio, cioè entrambi hanno un pezzo, quindi ogni pezzo ha un valore di forza, diciamo,
Questi pezzi base valgono 1, quindi entrambi sono in pareggio. Nessuno tiene questa carta. Questa carta non viene scartata, rimarrà qua. E nel turno successivo si accumulerà le 4 pescate di turno, per cui potrebbero accumularsi risorse in quest'area, a seconda ovviamente delle situazioni di pareggi o di maggioranze. La fase finale è la fase d'azione, dove è possibile spendere le risorse che abbiamo ottenuto per potenziare o generare nuovi pezzi. Innanzitutto ogni plancia vi aiuta perché vi ricorda quanti punti forze sono indicati con delle goccine, vale i pezzi di quella razza, quindi come vi dicevo prima l'omino base umano vale 1. Inoltre ogni plancia rappresenta per ogni razza quello che può costruire con che costi, quindi ad esempio un umano in un'area contenente una sua cittadella può per 2 risorse terra e una risorsa foresta mettere in gioco un'altra pedina umana piccola se è disponibile tra quelle che ha. Oppure per 2 terra e 2 acqua su un'area dove è presente un pezzo piccolo può potenziarlo e farlo diventare un cavaliere, quindi di valore 2, per cui questo ovviamente influenza gli impatti sulle maggioranze. Infine, in un'area dove abbia dei suoi pezzi, i suoi cavalieri, pagando una terra, una foresta e 2 fuoco, può costruire una cittadella, per esempio. Le altre 2 cose che si possono fare nel proprio turno, perché all'inizio può essere che non si abbiano le risorse necessarie per fare quello che si vuole, è innanzitutto pagando 2 risorse dalla propria mano, scartandole, se ne pesca una dal mazzo a scatola chiusa, però se ho delle cose che non mi servono potrei ottenere qualcosa. L'altra alternativa ed è secondo me il mezzo principale per interagire con gli altri e anche fare diciamo un'interazione anche diretta molto forte è lo scambio con gli altri. Questo mi ha ricordato per esempio Catan, i coloni di Catan, che è un classico, dove c'è una fitta rete di mercanzia tra i giocatori, proprio di scambio feroce, e questo gioco, vista anche la piccolissima dimensione delle risorse disponibili, quindi c'è veramente poco, bisogna fare tanto, in fretta prima degli altri, uno scambio arguto e un'abile mercanzia con i miei avversari può sì dargli delle cose, ma potrebbe avvantaggiarmi e darmi quell'accelerata che mi serve per raggiungere a essere il primo a fare 4 cittadelle, quindi essere il vincitore di Epic of Hegemonia. Come avrete intuito, stiamo parlando di un gioco abbastanza molto rapido, molto pulito, praticamente quasi un astratto sostanzialmente, che però miscela in maniera secondo me molto abile alcune cose. Innanzitutto ha una bei componenti, un'eleganza anche della plancia, del setup totale, meccanismi semplici da comprendere. Il regolamento sono 4 pagine, 3 pagine, quindi veramente molto molto semplice, per cui in realtà dice 8 più come età e potrebbe funzionare benissimo anche per una famiglia. C'è interazione diretta, perché in realtà è molto semplice anche semplicemente andare a disturbare le maggioranze avversarie o spingere via avversari disturbando maggioranze di altri, per cui essendo così piccola la mappa ci si è in faccia subito, per cui questo crea una bella tensione anche se non elimini pezzi sostanzialmente. Mi piace il meccanismo delle risorse, perché in realtà subito, ci ho fatto 2-3 partite, subito parte molto lento, subito non facevamo mercanzia tra noi e subito quindi partiva molto lento, non capivamo di è lentissimo. Invece quando abbiamo capito che in realtà il modo corretto, secondo me, è migliore per dare uno sprint anche a costruire cose è ti do, mi dai, lo scambio diretto accelera tantissimo. Inoltre, non ne abbiamo parlato, ma ogni razza ha innanzitutto dei costi diversi, per cui a ogni razza servono cose differenti e ogni razza parte su un territorio base diverso, che per cui già lì c'è un'indicazione di un certo stile di gioco, per cui gli umani sono sulle montagne, il territorio giallo, avranno più costi gialli, ok, non solo ovviamente, ma già questo ci indirizza in un certo modo. Inoltre ogni razza ha un piccolo potere particolare. Gli umani in realtà, più che un potere particolare, sono medi in tutto, come costi, come potenza, come numero di pezzi, come disposizione anche dei costi. Le slime possono, pagando una risorsa, unirsi, creare una slime più grossa, per cui si può creare una pila di slime che si muove come un pezzo singolo ma ha forza 2, per cui in realtà si creano questi agglomerati di slime che si muovono e all'improvviso è un pezzo solo ma che ti rompe le maggioranze in maniera estremamente aggressiva. Per contro sono lentissime, hanno un solo punto movimento per turno. Alieni hanno come capacità particolare che le loro colonie, le loro
navi madri sono pezzi che possono muoversi, per cui in realtà sono gli unici con delle cittadelle che si spostano, che hanno un potere di conquista, per cui in realtà proprio colonizzano. Vi faccio notare inoltre come sulla plancia degli alieni, così come su altre plance, non su tutte, sia possibile pagando comprare nuovi punti movimento, quindi all'improvviso il costo potrebbe anche essere un accelerare lo spandersi sulla mappa e quindi andare a prendere risorse in bocca ai miei avversari. I draghi sono probabilmente i pezzi più forti del gioco, sono quelli che hanno meno pezzi in proporzione, ma molto molto forti. Loro partono con un cucciolo in gioco che può diventare un adulto e quindi arrivare a un'impressionante forza 3 con un pezzo solo, e hanno due punti di movimento di base, quindi molto veloci, per cui loro sono super aggressivi. Infine, gli elfi, come potrete immaginare, sono una via di mezzo tra gli umani e le razze, diciamo, più coloniali. Loro sono velocissime di base, partono con tre punti di movimento, che è tantissimo perché li fa scheggiare in giro per la mappa immediatamente, ti vanno a prendere le risorse quando tu ancora stai pensando di arrivarci. Possono comprare un quarto punto di movimento rendendoli veramente delle schegge, e si spargono non come gli umani, ma quasi, è quell'umano molto molto atletico, no? Molto nimble, e hanno quindi questo stile di gioco molto veloce di presa di maggioranze e di territori e risorse. Che dire, amici Locanda, io non posso che dirvi che questo Epic of Hegemonia mi è piaciuto, assolutamente, mi è piaciuto per la sua pulizia, mi è piaciuto per la sua semplicità, mi è piaciuto per la sua accessibilità. L'ho giocato con persone non, magari non gamer esperte, l'hanno apprezzato, comunque hanno apprezzato la semplicità e comunque anche il livello strategico e di scelta che è necessario fare per riuscire a prendere quelle maggioranze, prendere quelle risorse che ti servono, scambiare in maniera efficace con gli altri. È un gioco dove, sebbene non ci sia interazione diretta su mappa, anche se un paio di cose brutte mosse da si possono fare, c'è una fortissima interazione tra i giocatori, non necessariamente tra i pezzi. E questo a me è piaciuto. Mi ha dato delle belle sensazioni ed è rapido. 40 minuti, la prima partita 45, ci sta, pulito. Quindi hai perso, ne facciamo un'altra, volentieri. Perché è veloce da apparecchiare, è semplice, è una bella strategia, bei componenti, elegante, regole facilissime, ma una bella scelta e molte sofferte. Amici Locanda, io vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra pazienza. Spero che questa anteprima della Locanda Shakespeareana vi sia piaciuta, vi abbia incuriosito. E a me è piaciuto molto, devo dire la verità. Quindi a me ha soddisfatto tantissimo e anche le persone che l'hanno giocato con me. Come sempre io vi ringrazio di nuovo per il vostro tempo. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like, un commento, curiosità, quant'altro. E se ancora non siete dei nostri vi invito a iscrivervi al canale della Locanda Shakespeareana per Moschettieri e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video e i prossimi format del Giova. Pertanto non mi rimane davvero che augurarvi un buon gioco e un buon tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Pace!